mi insegni ad affrescare. Il giovane artista si era presentato al grande maestro, armato di colori e pennelli, pronto a lasciare l'impronta della sua arte sulle pareti di un monastero. La replica del maestro lo spiazzò. Colori e pennelli finirono chiusi in un armadio, accompagnati da queste parole: «Calma, prima viene l'iniziazione alla vita. Quando l'avrai, ti sarà facile comunicare». Racconta questo aneddoto padre Marco Ivan Rupnik, il gesuita che da 25 anni, da quando glielo affidò Giovanni Paolo II nel 91, dirige il centro Aletti. Nato all'indomani del crollo dei regimi comunisti in Europa per essere uno spazio privilegiato di incontro e di scambio culturale e spirituale tra l'est e l'ovest del vecchio continente, il centro si è sviluppato e conta oggi una casa editrice e soprattutto i suoi 3 atelier dell'arte, della teologia e dell'architettura. Tuttavia, nonostante la fama conquistata sul campo a suon di opere memorabili come i suoi mosaici, padre Rupnik tiene a sottolineare: la convivenza e la preghiera, frutto della vita nuova del Vangelo, sono i valori principali del centro. E io penso che proprio questa è la scoperta qui, che 14 nazionalità diverse, le chiese di tradizioni diverse, viviamo insieme, e allora è veramente... non è difficile far vedere che cosa siamo. Siamo Chiesa, cioè le pareti delle Chiese sono comunque un autoritratto della Chiesa. E se noi non sappiamo cosa siamo, come possiamo fare questo autoritratto? L'arte dei cristiani era forte non perché era esteticamente bella, ma perché era vera. Anche la nostra, spiega padre Rupnik, è un'arte essenziale, non tanto perfezionata nella forma, anche se le forme create dal centro contano estimatori in tutto il mondo, perché, spiega, noi non inseguiamo mai nelle nostre composizioni la ricerca di un estetismo fine a se stesso. Invece noi cerchiamo di studiare la tradizione per vedere come una composizione artistica non è basata su un rappresentare qualcosa, ma far presente un mistero teologico, cioè che si vede immediatamente coglie un mistero di fede, non una visione di uno o dell'altro artista. Perché noi cerchiamo di raccogliere in questa arte ciò che è la fede della Chiesa. Da una parte l'anima di un gruppo di artisti che cerca Dio, dall'altra la concretezza della pietra, della materia, che abilmente sminuzzata e ricomposta riporta l'anima al punto di partenza. Attraverso le forme dei mosaici del centro Aletti si compie un eterno gioco di ponte tra tradizione antica e moderna, all'unico scopo di affascinare il cuore di chi ammira un'opera, tra una tessera policroma e il rosso e il giallo di uno smalto brillante, con la bellezza e la sapienza della fede cristiana. Noi stiamo di nuovo entrando in un'epoca in cui la vita avrà primato sulle idee, sulle cose, no? E allora cerchiamo di attingere anche ispirazione nei tempi prima di questa epoca moderna, seguendo un po' il Vaticano II, che è proprio in questo di attingere indietro, no? Però poi il linguaggio è quello che noi abbiamo ereditato come artisti del XX secolo, cioè delle avanguardie del XX secolo, dove il materiale è un linguaggio autonomo, il colore è un linguaggio autonomo, eccetera. Cioè, cerchiamo di recuperare tutto questo perché noi siamo di questo tempo.